Buongiorno, buongiorno, lunedì 8 maggio, grazie a tanti voi che sono stati collegati ieri fino all'1:30 per il nostro speciale di Matrix. Quali sono i temi della giornata? Presto detto, ovviamente per i giornali italiani le prime 10-12 pagine addirittura sono dedicate a Macron. Si può evitare tranquillamente di leggerle, nel senso che c'è poco di interessante su queste pagine. Io quindi in maniera un po' controintuitiva oggi sono partito dal Daily Mail, che è il giornale popolare inglese. Io ho detto, vediamo come gli inglesi trattano la vittoria di quello che secondo i giornali italiani è già il nuovo Kennedy, no? Giovane, ricco, bello. Certo, non c'ha Jacqueline, ma c'ha Brigitte, ma se fosse stata un po' più bella la moglie, sarebbe, il paragone con Kennedy sarebbe stato presto fatto, anche se i giornali italiani oggi a Kennedy lo paragonano. Allora sono andato a vedere che cosa fanno gli inglesi del Daily Mail, che non è la stampa chic inglese, è la stampa popolare, quella che si compra nei pub, quella che si prende in metropolitana, insomma quella che comprano milioni di persone. Il Daily Mail oggi apre con un bacio di Harry, il principe, alla sua molto carina fidanzata Meghan, e vabbè, questa è la testata superiore, si occupano dei baci, delle cose pruriginose. Nel frattempo Macron, Kennedy, sta diventando presidente della Repubblica Francese, la grande République francese, e l'apertura del giornale è invece sulle assicurazioni. La tesi, prima pagina del Daily Mail, è che le assicurazioni inglesi, secondo me non solo quelle inglesi, non so se sia vero, poi bisogna sempre stare un po' attenti ai tabloid, secondo le assicurazioni inglesi cosa farebbero? Se voi siete un loro cliente, diciamo fedele, loro vi fanno pagare di più per far entrare clienti infedeli a cui faranno degli sconti. Insomma, racconta del modo con cui l'assicurazione inglese vi fottono. Questo, diciamo, come si può dire, è un luogo comune, quindi non soltanto italiano. Bene, il Daily Mail poi parlerà di Macron a pagina 4, pagina 5 del giornale, un paio di paginette, non di più. Questo è il modo in cui il giornale popolare inglese tratta Macron, cioè praticamente zero. Il giornale italiano è tutt'altra cosa. Vi faccio un rapido excursus dei titoli e dei fondi più interessanti. Per il resto di cose nuove su Macron, dopo che l'abbiamo vivisezionato per 2 settimane, sono 2 settimane che pensiamo che Macron avrebbe vinto, c'è poco da fare. Interessante, devo dire, la tesi di Cazzullo, che ha seguito molto bene la Francia in questo periodo per il Corriere della Sera, che ovviamente lo paragona però in maniera un po', diciamo, diversa rispetto agli altri, a Kennedy, un aspirante Kennedy che deve dimostrare tutto, insomma deve dimostrare molto di quello che è in grado di fare. Calabresi sulla Repubblica dice che si può vincere anche senza alimentare le paure. Questa è la tesi che piace a molti perbene italiani con la cravattina, cioè che dicono, avete visto? Vinto uno che non ha alimentato la paura, che non ha fatto il populista. Insomma, questa tesi va molto per i giornali fighetti italiani. È divertente, secondo me, invece, il foglio del lunedì, che nel panorama dei giornali oggi è ovviamente un giornale precotto, in cui dice il ruolo del Papa. Questo Papa populista, come lo definisce il foglio, in realtà non si è schierato né per Macron né per la Le Pen, e il foglio dice che questo equilibrismo, equidistanza del Papa è sospetta, perché il Papa è un populista. Non amano evidentemente il Papa dalle parti del foglio, ma soprattutto amano di più Macron e avrebbero preferito un endorsement. Sallusti sul giornale esprime nel suo fondo una tesi che ha ben chiara da tempo, e cioè che la destra da sola non va a vincere. È un riferimento evidentemente all'Italia. Mi sembra che qualche altro giornale dica in Italia ben venga il Nazareno, cioè sostanzialmente Re e Berlusconi con la Lega di Salvini non riuscirà mai a vincere le elezioni. Il Figaro oggi che cosa scrive? Il giornale francese, diciamo conservatore, e dice, beh, grandissima vittoria di Macron, però state attenti, dice il Figaro, perché soltanto un quarto dei francesi lo ha votato. Alta astensione, numerose persone non sono andate a votare, schede bianche. Insomma, il Figaro riporta le cose un po' sulla terra. Libero, invece, come sempre in maniera icastica, titola Vince il bamboccione, inteso come persona che non ha ancora dimostrato di saper fare molto nella sua carriera politica, che non c'è stata. Molto bello quando vi siete rotti di parlare, di leggere di Macron, molto bello, c'è di tutto, ovviamente Macron sulla moglie, sui suoi consiglieri, vi sentite macronisti secondo un'intuizione che ha fatto il Corriere della Sera ieri sul sito e riportato oggi sul giornale, c'è di tutto su Macron, ma vi dico la verità, dopo un po' forse vi rompete, anche se ne leggete uno solo di giornale, dopo un po' insomma non ce la fate più a sapere tutto di Macron, oppure una di quelle cose che butti una volta a memoria e poi te la perdi per i prossimi 5 anni di presidenza Macron. Tra il 2011 e il 2016, dicevo, il Sole 24 Ore, l'apertura oggi del Sole 24 Ore,
24 ore del lunedì. E sapete che cosa è successo? Che la spesa pubblica in italiana, nonostante la spending review, ci cioè abbiamo detto tagliamo, 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 è aumentata! È aumentata! La spesa pubblica è aumentata. E non solo è aumentata, ma è aumentata quella corrente, cioè quella che riguarda le spese vive, senza considerare gli interessi, di 40 miliardi di euro. Cos'è che sono aumentata? È aumentata la previdenza, cioè le pensioni, e sono aumentati gli acquisti e sono diminuiti gli interessi sul debito pubblico grazie alla riduzione degli spread, è diminuito il costo del personale della pubblica amministrazione e sono drasticamente diminuiti gli investimenti. Cosa vuol dire questo? Pensare e spendere i nostri soldi al passato. Paghiamo pensioni, paghiamo acquisti per uno Stato che serve a niente e cosa non, lo Stato non spende? Gli investimenti, i ponti che crollano, gli interessi perché abbiamo la fortuna ancora di stare in una situazione favorevole dal punto di vista europeo e abbiamo speso un po' di meno sul personale calcolando che più o meno il 3% abbiamo speso per questa massa dello Stato la stessa cifra. Grande interesse per il pezzo del sole 24 ore che poi in sostanza è questo. De Bortoli, altro tema di economia su un altro inserto, quello del Corriere della Sera, ci spiega perché i banchieri, si accorge il Corriere della Sera che i banchieri hanno le loro colpe nel fallimento delle banche, nell'inserto del Corriere Economia. Sono gli stessi, ovviamente, banchieri che il Corriere della Sera, come noi, come il giornale, come tutti quanti i giornali, ha intervistato decine di volte senza sollevare neanche un dubbio. L'ultima questione è la riporta Il Tempo e riguarda Marcello Veneziani, un intellettuale che ha scritto ora un libro che molti di voi, mi sembra il mito, si chiama Il Mito. C'era una volta il mito, un titolo che ve l'ho googlato e lo trovate. La cosa straordinaria è che doveva presentare, gli avevano chiesto di presentarlo, mi sembra a Siracusa, in un convegno, dove però prima parlavano gli psicologi del CIPA, va bene? Gli psicologi del CIPA. Allora, vi rendete conto che cosa hanno fatto gli psicologi del CIPA? Hanno detto che siccome lui Veneziani aveva una cultura, diciamo, di destra fascista, loro non pretendevano che non ci fosse la presentazione del suo libro. I cazzo di psicologi del CIPA che hanno pazienti, consulenze, CTU, pensano che non possa presentare il suo libro Marcello Veneziani nel 2016, 2017, scusatemi. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Questi in che mani ci mettiamo? In gente che, come direbbero loro, hanno la mente bacata non dal sesso ma dal fascismo, cioè non vogliono che Veneziani possa presentare un libro. Veneziani! Questa è una cosa che mi fa indignare, mi fa indignare. Io vorrei i nomi e cognomi di quegli psicologi, proprio la lista di proscrizione, proprio la lista di proscrizione. Chi di voi non vuole, come quelli che non vogliono che somministrare un vaccino obbligatorio, voglio sapere gli psicologi che si rifiutano di avere Veneziani perché è considerato un fascista, perché la loro mente non è una mente che può aiutare le altre menti. Punto, punto. Non è una mente che può aiutare gli altri. Mi sembra una cosa allucinante. Bisogna ritornare agli psicologi italiani per vedere ancora dei residui di fascismo. In questo paese, fascismo inteso come comunismo, scusatemi, di comunismo in questo paese. Bene, che pena, hai ragione tu, Maria Teresa, che pena. Vi saluto, vi do appuntamento domani con la zuppa di porro, forse qualche altro intervento oggi se ci scombussola la questione di Macron e poi domani per preparare domani Matrix che sarà con un Salvini a tutto tondo. Ci diamo appuntamento domani o se riusciamo prima. Un abbraccio a tutti quanti voi.